Innanzitutto un saluto. Io incomincio con un ringraziamento alla Fondazione Ghirotti. Devo dire che ci siamo conosciuti 5 anni fa, c'era il past president. Siamo stati, come dire, coinvolti per la verità Marina Principe, che per conto delle regioni, come dire, l'anima, no? Di questo processo di relazioni. Personalmente, come dire, sono stato coinvolto per la bontà delle vostre finalità. Devo dire che chi come me ha responsabilità di gestione di un sistema sanitario come quello del Piemonte, parlo a nome evidentemente di tutti, è chiaro che siamo in grado oggi di fare una valutazione, almeno sono in grado di fare una valutazione su come il tempo è passato in questi 5 anni. E non per un eccesso di ottimismo, ma per una semplice constatazione, mi pare che la sensibilità, grazie evidentemente alla Fondazione Ghirotti, sul tema del dolore, delle terapie del dolore, del sollievo, è aumentata. È sufficiente vedere, come dire, i dossier che sono, no, che sono stati distribuiti per rendersi conto, innanzitutto, di quante sono le iniziative diffuse sul territorio, devo dire, indipendentemente dalla collocazione geografica. Anche perché molto spesso, come dire, le iniziative nascono evidentemente per volontà dei sistemi sanitari. Ma devo dire perché è cresciuto attorno a questo tema rispetto al passato una maggiore sensibilità da parte delle comunità e ci sono delle associazioni che, come dire, ormai sono dedicate a questo tema e quindi diventano un po' la spinta anche ai sistemi sanitari di occuparsi della terapia del dolore. E sostanzialmente, quindi c'è per fortuna, e questo, come dire, l'ho constatato vedendo i dossier del 2014 con quello di oggi, ma devo dire anche il dossier dei progetti che sono stati presentati e quelli che sono stati selezionati dimostrano come è aumentata una capacità progettuale da parte dei sistemi sanitari sul tema della terapia del dolore. Lo dico perché i processi vanno guardati come evoluzione. Cioè, è chiaro che si possono fare, o se io non voglio, evidentemente, faccio solo dei ragionamenti, come dire, però è chiaro che questo tema è un tema che, come dire, chiaro, bisogna ancora continuare a lavorare, mi sembra evidente, logico, però io ci tengo a dire che su questo tema non c'è la classica differenziazione che normalmente si fa nel sistema sanitario tra nord e sud. Le sensibilità, e devo dire, sono sensibilità diffuse sul territorio, non hanno confine, tanto per essere molto chiari, e qui c'è un problema di sensibilità. Io ricordo quando abbiamo iniziato nel 2014, quando Marina Principe mi ha detto vieni che la regione Piemonte, sono venuto, io sono stato coinvolto perché, vi dico una cosa semplice, perché il giorno prima di questa chiamata io avevo ricevuto nel mio ufficio, ho iniziato così il mio mandato, ho ricevuto nel mio ufficio i genitori di una bambina, che era Bea, la bambina di pietra. Una bambina che aveva problemi di calcificazione dello scheletro, quindi non poteva crescere in sostanza. Sono venuti i miei genitori, abbiamo passato qualche ora assieme, mi sono ricordato perché ieri mettendo in ordine, sento alla fine del mio mandato, ho trovato il pallone che mi ha regalato per. E lì terapia del dolore, problemi, eccetera. È chiaro che viviamo queste situazioni evidentemente con grande sofferenza, mi sembra logico, e quindi è giusto che le risorse siano utilizzate al meglio, mi sembra logico perché abbiamo a che fare col dolore, con la sofferenza, con le angosce, con le paure e quindi abbiamo il dovere, come dire, sul piano etico, di assumerci anche tutte le nostre responsabilità, indipendentemente dal ruolo che svolgiamo. Per cui ho notato questo. La seconda cosa che volevo anche sottolineare è come bisogna ancora andare avanti. D'altronde Fondazione Ghirotti, questa iniziativa fa il punto, no? Dei progressi. Bisogna andare avanti. Io credo che bisogna fare un salto di qualità. Io ho visto nascere ormai in tante regioni le reti della terapia del dolore, HAB, SPOC, eccetera. Sono aumentate le competenze che non sempre il sistema sanitario, il sistema universitario, no? Forma. Abbiamo sentito la questione dei master, eccetera, eccetera. Però qui c'è ancora da lavorare. Innanzitutto in termini di competenze, probabilmente alcune specialità classiche vanno un po' riviste in funzione dei cambiamenti che sono venuti e degli obiettivi che abbiamo. Però noto che questo è avvenuto. È chiaro, e qui c'è stato un impegno da parte nostra e delle regioni, e vogliamo continuare, perché le reti della terapia del dolore diventino effettive in tutto il sistema italiano. Perché
Per questo io oggi colgo questa occasione per chiedere, ne ho parlato con il presidente di Agenas Bever, per chiedere, come dire, anche un supporto, cioè le esperienze positive che abbiamo accumulato in alcune realtà li possiamo diffondere. È chiaro che se io dico a qualche regione che ha preso il personale, c'è preso il personale. Questo è un tema vero che è stato ricordato, ma io so, secondo me questo è un tema di confronto evidentemente col Ministero, dove c'è un problema anche di immediatezza su quelle questioni, ma ci stiamo lavorando e credo che le risposte verranno. Se contemporaneamente a questo noi lavoriamo per il potenziamento delle reti, credo che questa giornata acquista un maggiore significato, è quello di fare un progresso, trovarsi il prossimo anno con qualche risultato maggiore. Io spero in termini di reti diffuse sull'intero territorio, perché è chiaro che dobbiamo occuparcene come sistema sanitario pubblico. Ultima considerazione, chiedo scusa, ma proprio breve. Impegnarsi in questi temi è un segno di grande civiltà ed è perfettamente coerente con quello che abbiamo fatto anche qui al Ministero per garantire un sistema sanitario universale, come sappiamo, eccetera, eccetera, indipendentemente dal colore della pelle, come sappiamo, eccetera, però che tratti questi temi e che le persone su questi temi non siano, come dire, abbandonate. È doveroso. Uno Stato si misura sulla capacità di dare le risposte a tutti e anche agli ultimi. Grazie.